I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per quasi 3 ore ieri sera a Camisano Vicentino lungo la provinciale 24 per rimettere sull'asfalto un grosso auto articolato uscito dalla carreggiata alle 20:15 di martedì, andato a sbattere contro il tronco di un albero. Prima di questa operazione, gli operatori del 115 si sono occupati di estrarre il camionista dalla cabina di guida, accartocciatosi per la violenza dell'impatto, intrappolando all'interno. Una volta messo in salvo, l'autista è stato affidato al SUEM, che lo ha stabilizzato, trasportato all'ospedale in codice rosso. Età, provenienza dell'autotrasportatore non sono stati resi noti, non avrebbe coinvolto altri mezzi. I pompieri arrivati da Vicenza con 2 mezzi, tra cui l'autogru e 7 operatori, hanno messo in sicurezza il mezzo pesante, riportandolo sulla carreggiata stradale con la collaborazione del soccorso stradale e dei carabinieri.